Buongiorno ragazzi miei, come state? Benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Diciamoci la verità, quando si tratta di fare delle maschere alla nostra pelle, tutti siamo sempre sul chi va là. Chi per voglia, chi per mancanza di tempo e chi proprio per pigrizia non le vuole fare. Visto che noi donne abbiamo sempre milioni di impegni, a volte è vero, a volte no, una maschera fatta in casa, veramente veloce e soprattutto efficacissima. Gli ingredienti sono veramente pochi e soprattutto, gente, li abbiamo sempre in casa. Ci servirà il miele, uno yogurt e dell'olio di oliva extravergine. Credo che comunque tutti abbiamo questi ingredienti in casa. E comunque se non li abbiamo andiamo a comprarli. Fidatevi di me, questa maschera vale la pena provarla. Ci chiederemo perché applicare questi tipi di ingredienti sulla nostra pelle. Che cosa faranno mai rispetto alle creme normali che si trovano in commercio? Il primo ingrediente è il miele, ovvero un antichissimo rimedio che utilizzavano già i greci, già gli egizi 8000 anni fa. Già Cleopatra, furbona, faceva il bagno nel latte d'asina e nel miele per avere una pelle sempre giovane, e le sue proprietà sono veramente molteplici. La prima innanzitutto è emolliente ed addolcente, ovvero la pelle trova molta più elasticità di prima, ha un potere veramente molto idratante e soprattutto è un umettante naturale, ovvero ha la capacità di trattenere a sé, tipo in un abbraccio, le molecole di acqua che si formano sulla nostra pelle, quindi la riesce a mantenere sempre molto idratata. Per chi soffre di pelle grassa come me è un ottimo antisettico, quindi laddove ci sono dei microbatteri va praticamente a sterminarli. Le pelli un pochino più invecchiate è quella di rendere un pochino più sottili le rughe. Secondo ingrediente della nostra lista è lo yogurt. Ovviamente è un antibatterico per eccellenza, perché al suo interno contiene fermenti lattici vivi che vanno appunto a nutrirsi di questi piccoli microrganismi. Molto importante nello yogurt c'è l'acido lattico, un acido in grado di posizionarsi sulle nostre rughe, sui nostri piccoli nestetismi e spianarli. Ultimo, ma non per importanza, è l'olio di oliva extravergine. Mille usi, mille consumi, tantissima efficacia. Il nostro olio extravergine di oliva contiene tantissima vitamina E, che è un antiradicale libero per eccellenza per la nostra pelle. Quindi la rigenera in totale sicurezza, in totale naturalezza e soprattutto la rende meravigliosamente setosa e liscia. Vi lascio il tutorial. Ragazzi, per effettuare questa maschera fatta in casa, purificante, idratante e lenitiva, ci serviranno i seguenti ingredienti: una cetolina, preferibilmente in plastica, una frusta, un cucchiaio, 3 cucchiai di miele, d'acacia, di fiori, quello che volete voi, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva ed infine un semplice yogurt bianco. Cominciamo subito. Prendiamo la nostra terrina, il nostro cucchiaio e andiamo a versare nel nostro contenitore di plastica il nostro olio extravergine di oliva. Secondo passaggio, andiamo a prendere il nostro miele, lo andiamo a versare nella nostra terrina. Infine ci servirà il nostro yogurt bianco. Ne prendiamo, lo rimescoliamo un pochino. Ne prendiamo 2 cucchiai. E con la nostra frusta andiamo a mescolare tutti i nostri ingredienti. Questo è il risultato che noi otterremo dalla nostra composizione e miscela dei nostri ingredienti. Andiamo ad applicarla. Per l'applicazione di questa maschera vi consiglio caldamente di andare a prendere un pennello in caso voi gocciolaste. Sì, perché c'è anche questa eventualità: con le materie prime completamente naturali e non trattate, c'è l'opzione che un pochino vi sporchiate un po'. Visto che questa maschera fai da te in casa deve essere di completo relax, non dovete pensare che se voi andate per casa voi gocciolerete come dei mostri, si stanno sciogliendo nel deserto del Sahara e quindi poi dovrete pulire tutta la casa. Quindi poi la maschera che voi avete fatto in realtà per rilassarvi forse dovevate non farla perché è diventata vostro incubo. Lasciate perdere, prendete un pennello in modo da proporzionare la quantità di maschera che viene applicata sul nostro viso. Con un pennellino, io scelgo sempre il mio fidato setole larghe in modo da arrivare in tutti i punti del mio viso, prelevate un po' di prodotto e andiamo ad applicarlo sul nostro viso. Passate molto bene anche soprattutto nelle zone del naso e del mento, che sono quelle più predisposte a prendere impurità ed essere attaccate da microrganismi. Eccomi pronta, ragazzi! Sono pronta per andare a una sfilata di moda! Ok,
scherzi a parte, stiamo così 25 minuti in posa. Mi raccomando, prendetevi un tè, fate la settimana enigmistica, leggetevi un giornale di moda, fate qualunque cosa voi riteniate più rilassante, perché questo è proprio un attimo solo per noi, in modo da rilassare tutti i muscoli facciali del nostro viso e permettere alla materia prima della nostra maschera di penetrare in profondità. Quindi rilassamento e maschera vanno a braccetto. Ok, vado a cercare il viso. Come risultato avrete una pelle veramente molto idratata, luminosa, sana e completamente rigenerata. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un like, iscrivetevi pure al mio canale per essere sempre aggiornati e mi raccomando fatemi sapere che tipo di maschere utilizzate voi da casa. In totale relax. Al prossimo video, un bacione e let's talk about.